Buongiorno, ho bisogno di uno showreel, ma purtroppo non ho mai recitato per la macchina da presa. Oh, nessun problema, pensiamo a tutto noi. Ottimo! E che cosa devo fare? Inizia pure con un bonifico da 1.000 euro. Scappa. Scappa senza voltarti. Se non hai mai girato nulla, ma anche tu vuoi il tuo showreel, posso darti una mano. Soprattutto ad evitare certi uccelli da rapina che, avrai capito, infestano queste terre. Sono pazzo solamente da nord a nord-ovest. Quando il vento viene da sud, so riconoscere perfettamente gli uccelli da rapina. Puoi pensare tu a girare le scene per il tuo showreel. Non interessa la qualità cinematografica perfetta o la perfetta inquadratura, devi solo fare attenzione ad un po' di cose. In questo video provo a spiegarti quali sono. Parleremo anche dell'inquadratura, ma prima facciamo il punto su quali parti cercare, quali scene da recitare. Partiamo dalle cose ovvie. Se sei donna, scegli parti da donna. Se sei uomo, scegli parti da uomo. Se sei giovane, beato te, scegli parti da giovane. Se sei meno giovane, scegli parti da meno giovane. In altre parole, non interpretare le scene di un vecchio schiavo di colore muscoloso se sei bianca, minuta, donna e giovane. Registi e casting director conoscono bene il mondo del cinema. Se ti vai a cercare una scena originariamente interpretata da Michael Clarke Duncan e tu sei l'opposto di lui, la cosa striderà, non poco. So cosa mi vuoi chiedere. Non c'è bisogno di dirlo. So cosa mi vuoi chiedere. Non c'è bisogno di dirlo. Non è molto credibile, vero? Stai a debita distanza da scene interpretate originariamente da Robin Williams, Leonardo DiCaprio e mostri sacri di questo tipo, perché se è vero che tu hai un talento cristallino, loro ne hanno certamente di più, e poi finiresti per scimmiottare il loro modo di recitare. Stai a debita distanza anche dal doppiagese. Che cos'è il doppiagese? È il tipico modo patetico di recitare del doppiaggio, in cui le voci sembrano calate dall'alto con un volume improponibile ed un'intenzione anche peggio. Ehi, Hermione, tu sei una ragazza. Però che occhio. Vieni con uno di noi. Wait, Hermione. Oh, girl. We're well spotted. Come with one of us. Copia il meno possibile dagli altri. L'interpretazione deve essere la tua, non quella di un altro. Una volta vista la scena che vuoi provare a fare, scrivila e provala in autonomia, senza più guardare come è stata interpretata dagli attori. Per evitare di ascoltarla troppo, chiedi ad un amico di trascriverla per te oppure cerca il copione in rete. Posiziona la macchina da presa, il telefono intendo, all'altezza del tuo volto, in modo che la tua faccia si veda bene e in primo piano. Come per il self-tape, anche qui non vanno fatte inquadrature in campo lungo o in piano americano. E fai attenzione anche alla luce, ti si deve vedere. Se ami il teatro va bene, puoi prendere una scena anche da lì, ma attenzione, la devi girare per l'occasione. Scene tratte dal saggio di fine anno dove ti si vede in mezzo ad altre 4-5 persone simili a te non vanno bene. Se giri un dialogo hai bisogno di un partner che ti dia le battute. Non fare mai una scena 2 da solo, nemmeno nei provini su parte, come ti ho ben spiegato in questo video. Prima di cominciare vai a vedere gli showreel di altri attori in rete e non scoraggiarti quando vedi gli attori troppo bravi. Me, per esempio. E in aggiunta prova a capire come potresti girare il tuo di showreel, come ti ho ben spiegato in questo video. Lascia il tuo commento, una domanda, un semplice like. Fa sempre piacere. Questo video è supportato da Artisti 7607. Se vuoi sapere cosa fanno per gli artisti, in descrizione lascio il link. Vai a vedere il loro sito. Ma la musica va messa o non va messa in uno showreel? Lo scopriremo presto insieme ad altre 2 o 3 cosette. Nel frattempo, vatti a vedere gli altri video sul canale. Nessun problema. Nessun problema. Pensiamo a tutto noi. Di showreel. Come ti ho ben spiegato, bien. Ciao. Efficienza? Ciao, Trombini. Chi è? Ciao. Ciao, Crotti.